E ragazzi, ciao a tutti. Oggi, ragazzi, qua Alex. Oggi, oh my god, oggi sono da sole, sono qui a presentarvi un nuovissimo unboxing. Ma ragazzi, l'unboxing di oggi sarà veramente importantissimo, perché infatti un nuovo membro è arrivato e questo dispositivo ci accompagnerà per un macello di tempo, perché infatti è arrivata la famosa videocamera. Anzi no, ho già cannato, è arrivata la fotocamera, che può fare anche da videocamera. Comunque ragazzi, sono tornato a fare i video che mi piacevano un macello, che erano appunto gli unboxing con la GoPro. Solamente in questo caso l'unboxing, o meglio la GoPro, non sarà più sulla mia testa, ma invece sarà, come potete ben vedere, sul mio petto, sul mio grandissimo petto. Comunque detto questo, direi di bando senza le bande e andare ad infliggere subito il primo colpo, quello che fa hitmarker, diciamo, alla scatola. Facciamoli così. Oggi, come vedete, sono strarifornito, cioè ho forbici, ho coltello, mai, non sono mai stato così preparato. Però ragazzi, adesso piano piano, non voglio sfasciare niente, quindi andrò veramente con leggiadra ad aprire questo pacco. Come mai parlo così? Perché ragazzi, sto studiando lock da 6 giorni. Domani è un'altra verifica, perché il nostro prof Bombero l'ha divisa in due. Comunque, a voi non interessa niente, e lo so, ma state tranquilli. Andiamo adesso a sfasciare la scatola, non è vero? Dai che mi ero promesso di aprirla bene. Ok, ci siamo. Ah, innanzitutto non vi ho detto il modello. La fotocamera in questione è la Sony Alpha 5100, che ragazzi, eccola qua. Oh mio Dio, ho tra le mani un bolide, mi sento strapauroso qua, i fogli di giornale che ci mettono per far sembrare la scatola enorme. Andiamo a posarla adesso sul terreno leggermente molto. E ragazzi, questa qua, spero che voi la stiate vedendo bene, è la Sony Alpha 5100. Ho visto che fa dei video dell'Amazon e ho detto, eh no. Questa deve essere mia e ci accompagnerà, perché ci accompagnerà, ma c'è per un mazzo di tempo. Perché infatti la utilizzerò per fare le challenge, per andare agli eventi e poi forse anche come facecam, quindi elemento importantissimo. E detto questo, direi piano piano di andare ad aprire anche questa scatola. Allora abbiamo un'etichetta, una sorta di etichetta qui, che andiamo a togliere così in un modo easy easy. Poi non l'ho tolta, ottimo. Ok, ci siamo. Momento da incorniciare, la stiamo aprendo. Ah, l'abbiamo aperta. Libretto di istruzioni che non legge mai nessuno. Idem questo. Poi qua cosa c'è? Dov'è la telecamera? Non c'è! Ah no, eccola. Ragazzi, tiriamo prima via le cose meno importanti. Innanzitutto questa dovrebbe essere una fascia per magari tenerla al collo o cose varie. Alimentatore, ottimo. Non ho la presa. Ah, meno male che c'è anche quello per l'Italia, perché sennò mi ero già fregato il tutto. Poi qua abbiamo, ecco, la parte principale dell'alimentatore. Ci sarà anche, eccola qua, la porta USB con la quale noi andremo... Dov'è, scusate? L'ho vista prima, ok. La porta USB con la quale noi andremo ad inserirla appunto nel PC o in una qualsiasi carica che sia. Ottimo! Adesso andiamo a prendere la fotocamera Sony Alpha 5100. Ragazzi, dovete sapere che è la mia prima nel settore, quindi sono anche abbastanza un po' emozionato, se si può così dire. La tengo in mano proprio ora, stiamo un attimo attenti. Ecco, una delle sue caratteristiche è quella di essere un bolide tremendo ed essere mignon. Perché ragazzi, confrontiamola con le magari Nikon e Canon dello stesso livello, sono il doppio. Ed ecco qua la Sony Alpha 5000, molto ma molto bella. Non essendo un professionista non so bene cosa dirvi. Allora, principalmente è questa qua, adesso andrò un attimo a studiare. Magari tra poco, anzi dovete tra poco, vi farò ovviamente vedere un quality test. Direi di togliere l'obiettivo e ragazzi, questa qua è la mia nuova fotocamera / videocamera. Molto ma molto bella, devo dire. Adesso vado un attimo a studiarla e andiamo a leggere. Per la prima volta in tutta la mia vita sto leggendo un libretto di istruzioni, ottimo.